I grandi dualismi e le grandi sfide nascono da situazioni collaborative che si incrinano bruscamente. Il Giro delle Cerbaie 2017, con i suoi percorsi innovativi e totalmente rivoluzionari, non è da meno. Andiamo a scoprire cosa ci ha impiantato questo seme della follia. Hit the road, Jack. Don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more. What you say? Hit the road. Pensierete mica che si faccia tutta la ricognizione in bicicletta. Via. Ci dirigiamo con il furgone verso il Morianese, dove ci sarà la prima salita di giornata. Prime rampe della salita verso Mastiano. Now baby listen, baby, don't you treat me this away, 'cause I'll be back on my feet someday. Don't care if you do, 'cause it's understood. You ain't got no money, you just ain't no good. Well, I guess if you say so, I'll have to pack my things and go. Domazzano, siamo al 35esimo chilometro del percorso. Una salita di un paio di chilometri, molto tranquilla, ombreggiata, si fa bene di prima mattina, fresco qua in terra. Dopo la valle di Pescaglia i percorsi si dividono. L'Odissea ha da fare ancora tanto, ma per il lungo la salita regina è questa di Brancoli. La diga, la montagna, una bella ascesa. Degli amici lungo la salita di Matraia. Venite, venite! Vieni, posso bene fare una discesa? Faccio passare verso San Pedro Marciliano. Allora, la salita di Matraia non è difficile, come potete vedere, si fa bene tutti, la faranno il medio e il lungo. Da qui un po' di saliscendi, Valgiano e si riscende nella piana. Ah, venite con noi! Andiamo! Le salite sono belle o panoramiche. Fondagno è una di queste, noiosa, brutta, in mezzo alle case e dura soprattutto. Corsagna, solo per il percorso Odissea. 3 km e mezzo di salita impegnativa, da non esagerare perché dopo c'è il Trebbio e le Pizzorne. Inizia il Trebbio, 10 km. Dieci chilometri di Trebbio, salita lunga, pedalabile,
da pensare. Abbiamo già fatto Poggiadorno, abbiamo già fatto Mastiano, Domazzano, Corzagna. Adesso si scende e si affronta le Pizzorne, si arriva a 900 metri, è la salita più dura della giornata, quindi calma e sangue freddo. Eccoci qua, siamo sotto la salita delle Pizzorne, punto cruciale, una salita impegnativa, dura, sono poco meno di 9 km, pendenze che dopo il paese difficilmente scendono sotto l'8-9%. È una salita che chi farà la prima volta durante l'Odissea si ricorderà. Quando arriva Fabio, io comincio a aver fame. Ah no, sta arrivando, eccolo. Eccomi qua. Ah, te mangi, eh? Che devo fare? È mezz'ora che ti aspetto. Ci credo. Vabbè, via. Salita delle Pizzorne veramente impegnativa. 8 km duri. 8, 9, 10%, a volte anche di più. Adesso si scende, manca l'ultima salita di giornata. Monte Carlo da un versante abbastanza impegnativo. Andiamo. Monte Carlo, ultima salita di giornata per tutti. Corto, medio, lungo, Odissea. Salita che va a scale, prima un pezzo duro, poi pianura, poi un pezzo duro, una discesina. Fino a quest'ultimo tratto, via del 13, 150 metri, però pendenze tra il 10 e il 15%. Asfaltata di fresco, poi discesa, 10 km di pianura e siamo a Staffoli. Finalmente.